In mattinata cerimonia di insediamento del nuovo capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, che succede a Franco Gabrielli, nominato sottosegretario con delega ai servizi. Cerimonia solenne prima all'altare della patria, deposizione di una corona d'alloro sul sacello con le spoglie del milite ignoto. Poi la cerimonia a seguire alla scuola superiore di polizia, alla presenza del ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, che si è congratulata con Giannini, sottolineando l'importanza di vigilare per evitare che la criminalità organizzata allunghi le mani sui vaccini. L'ascoltiamo. Il contributo fornito dall'organismo di monitoraggio e analisi sul rischio infiltrativo delle mafie nel tessuto economico, unitamente alle altre energie messe in campo, ha reso possibile intercettare i sintomi, le tendenze criminali in uno scenario che spazia oltre i confini nazionali. Un fronte di particolare impegno per la sicurezza sembra ora essere quello di scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le sue mani sulla catena di distribuzione dei vaccini. Qualunque forma di intromissione a fini speculativi sarebbe inaccettabile sul piano morale più ancora che su quello di politica, della politica criminale, e pertanto abbiamo il dovere di vigilare con la massima attenzione sul pericolo di manipolazioni illegali in questo settore.